poi riuscito a mettere sotto una delle grandi di questo torneo di C1, il Cagliari. Il successo di 1-0 ci sta tutto. I padroni di casa partono veloci, mettendo subito in difficoltà la formazione di Ranieri, dove esordisce il neoacquisto di Amicis. Dopo un iniziale sbandamento, però, il Cagliari tenta di farsi sotto, spinto da un eccellente Bernardini. Ma l'affannosa spinta in avanti frutta solo un paio di occasioni, non proprio esaltanti, e ben tre ammonizioni a Cappioli, Pulga e allo stesso Bernardini. Ma è il Giarre a fare gol al 42esimo. L'azione si sviluppa sulla fascia sinistra per merito di Torti. Cross in area, finta di Bertini e gran botta a volo del centravanti prima. Quello dello spilungone giarrese è il terzo gol in campionato che lo consagra capocannoniere del girone B. Nel secondo tempo il Giarre appare trasformato, si gioca praticamente nella metà campo del Cagliari che appare la brutta copia della squadra che domenica scorsa aveva battuto la Salernitana. Nel Giarre salgono in cattedra due difensori, Sciuto e Torti. Quest'ultimo è risultato la carta vincente dei gialloblu, mettendo continuamente in difficoltà con le sue sgroppate in avanti la difesa rossoblu. Ranieri fa uscire Barozzi e lo sostituisce con Pani, poi Di Lena subentra Di Amicis, ma la situazione non cambia, anzi il Giarre fallisce altre buone occasioni. Il Cagliari in tutto il secondo tempo non riesce a tirare in porta, troppo poco per una squadra che punta alla promozione. L'ultimo fremito in tribuna è al 90esimo, quando su cross di Tebi prima calcio al volo e Jelpo si salva in angolo.